Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlogmas. Ieri purtroppo non ci siamo sentiti perché non ho registrato nulla, perché seriamente non ho fatto nulla. Cioè proprio ieri, buio totale. Se mi chiedete che cosa hai fatto, cioè neanche me lo ricordo, quindi figuratevi. Quindi ho detto, senti, mi dispiace ma va saltato. Tant'è che volevo caricarvi un video che ho sul computer, che è un haul della skincare coreana che ho comprato in questo periodo. Però magari quello me lo tengo per più avanti, perché sento che potrebbe benissimo risuccedere come cosa. Comunque, ieri sera mi sono lavata i capelli all'una di notte, quindi li ho asciugati, sono andata a dormire, devo un attimo sistemare, perché tra un po' devo andare dal dentista a prendere le nuove mascherine che mi mancano dell'Invisalign. Quindi mi do più o meno una sistemata. Tanto mi disinfetto i piercing. Adesso vi faccio lo skincare perché ho la pelle di un secco che voi non avete idea. Tant'è che ero veramente tentata di usare un olio e proprio lasciarlo sulla pelle perché è proprio secca, 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 secca. Mi ero scordata che mi ero ripromessa di farvi vedere come faccio i boccoli sui capelli corti. Quindi adesso vi faccio vedere, visto che mi è rimasta questa sezione qua davanti. Anche perché se ve lo faccio vedere da quest'altra parte mi impiccavo. Comunque uso la piastra normale. Prima appiattisco un po'. E poi faccio il famoso giretto. Allora, per fare questa cosa, ragazzi, cioè, c'è bisogno solo di un po' di pratica. Capire il verso giusto e via. Anche perché secondo me sui capelli corti i boccolini vengono più belli con la piastra così piuttosto che con il ferro. Quello apposito, cioè vedete, li riuscite tipo a gestire meglio. Poi io non li faccio mai partire da qua sopra perché non mi piace l'effetto, però poi sta ovviamente alla persona. E nella parte davanti invece me lo porto un po' più su, faccio anche il doppio giro. Tanto davanti mi cala sempre, quindi lo tengo, vedete, così. Make-up completato. Oggi ho usato un sacco di prodottini diversi. Allora, praticamente, non so se vedete, la mia pelle è super lucida perché ho utilizzato per la primissima volta il fondotinta cushion, questo qui di Peach. Sì, che è appunto uno di quelli che utilizzano in Corea. Beauty by Peach, eccolo qua. Vedete, è fatto in questo modo. Pensavo il colore fosse sbagliato per me. In realtà ci sta, ci sta. Quindi sono molto felice. Ho preso ovviamente la 01. Questo qui è una delle cose che vi faccio vedere nel famoso video haul, appunto delle cose coreane che ho preso su YesStyle. E già solo quello, ragazzi, a parte che appena lo mettete vi fa un effetto bellissimo sulla pelle. A parte il glowy che io adoro, cioè questo effettino che voi vedete che sembra tipo sudorino, che da noi tende ad essere, no? Tamponato, oddio, oddio, aiuto! Invece da loro va tantissimo, quindi oggi faccio questo stress test. Anche se ho questo brufolino qua sopra che mi dà fastidio, però vabbè. Vi zoom un po' così riuscite a vedere. Poi ho usato Two Reasons di Nabla nella colorazione Soft Nude, che è questo prodottino qui in crema. E poi come illuminante ho messo un po' di Ozone, questo qua di Nabla. Poi cos'altro ho utilizzato? Vabbè, le mie solite cose. Come palette ho usato la Birthday Suit di Mulac. L'eyeliner marrone è sempre Say So di Banana Beauty. Ciglia finte Nirvana di Mulac, che non proprio dall'inizio ma danno questo effettino, no? Che continua, naturale, però che vi apre un po' lo sguardo. Mi piace molto, questo è il mio tipo di make-up preferito in realtà. Sulle labbra non ho ancora messo nulla, però penso che andrò sul balsamo labbra, questo qui sempre colorato, si chiama Hibiscus ed è di Burnt Bees. Questo qua lo potete trovare anche su Amazon in realtà. L'unica cosa del fondotinta cushion è che se poco poco avete qualche lineetta ve la va subito ad evidenziare, perché è un fondotinta molto cremoso, quindi si insinua proprio nelle pieghettine. Almeno un pochino lo vado a fissare con la cipria, almeno in questa zona qui, perché poi io rido tanto, parlo, quindi si formano, no, le grinsettine. E siamo pronti. Dov'è il mio volo per la Corea? No, qui. Detto ciò, stavolta mi sono presa più tempo del previsto. Mi sono proprio rilassata a truccarmi, sapete, sono stata lì, ho fatto tutto piano. I capelli non li ho ancora aperti, è per quello che li vedete ancora così sboccolosi. Devo andare dal dentista a luna, quindi tra un po' devo partire. Tra l'altro ci tenevo a farvi vedere la foto che ha messo
Jimin su quei versi. Prima stava scrivendo, ci ha droppato le foto delle sue extension. A me mi spezzano sti tipi, vi giuro. Cioè, guardate qua. Con che coraggio carichi questa foto sapendo che tipo milioni di miliardi di persone la guardano? Poi dici perché li segui, perché li adori, ecco qua. L'outfit di oggi è letteralmente Leather Queen, tutta pelle e si vola. Poi visto che oggi fa anche caldo, ho messo solo questo giacchettino qua senza il cappotto, spero di non pentirmene presto. Quindi, detto ciò, vado. Eccomi qua per delle chiacchiere post dentista. Diciamo che ho buone e cattive notizie. Mi ha dato le altre mascherine che mi mancano per finire. Mi ha cambiato quella nuova e mi ha detto che ha parlato col chirurgo. Vi ricordate l'altra volta vi avevo detto, mi aveva fatto la radiografia e mi aveva detto che avevo dei denti in più, che è una cosa rara, eccetera eccetera. Ecco, la dottoressa ha parlato appunto con col chirurgo che si occupa di queste operazioni. Mi ha detto che ovviamente li dovrei togliere, perché li dovrei togliere, e che si farebbe un'operazione una volta da questo lato e mi toglie i due sopra. Non ho un dente del giudizio, ma ne ho due che sono finali. Quindi mi ha detto un'operazione un po' più tosta ovviamente del solito, perché il secondo dente, quello in più, è più vicino all'osso, quindi deve andare un po' più in profondità. Raga, quando mai una cosa facile nella vita, almeno nella mia, proprio mai. Never a joy is real. Se è una cosa che devo fare, nel senso, la faccio, pace amen. L'unico problema è che mi ha detto, cioè, io, capite, non è che penso all'operazione, a che può far male, cioè, non mi interessa. Mi interessa che dopo mi ha detto che in teoria devo prendermi il cortisone. Cioè, il cortisone si sa che puff, gonfia come niente. Quindi io sono molto spaventata da tutto ciò, più che altro. Quindi mi sono fatta prendere la visita con il chirurgo. Solo che andiamo poi a fine gennaio, quindi devo aspettare ancora un po'. Però non sono denti che mi danno fastidio, quindi non è una cosa che dite è urgente, che devono essere tolti. E poi appunto si andrebbe a operare l'altra parte e togliere gli altri due sopra. Per quelli sotto invece, perché in teoria devo togliere anche quelli sotto, mi ha detto che non sa ancora bene come intervenire, perché serve una radiografia un po' più specifica, che mi ha detto anche come si chiama, ma poi me lo faccio rispiegare, me lo faccio dire, per vedere bene fin dove arriva il dente al nervo e quindi capire poi come fare. Non gli ho chiesto i costi perché c'avevo paura, però la prossima volta io dovrò chiedere per forza. E andrà fatta questa cosa, perché almeno mi tolgo anche questo pensiero, sapete quando no avete quella cosa di dire non mi danno fastidio, però magari poi a lungo andare creano problemi, cose. No, visto che è una vita che sto dietro a sti cacchio di denti. Allora, in realtà è un po' tardino, perché è quasi, sono quasi le due, però devo passare assolutamente al supermercato a prendere alcune cose. Non so bene cosa mangiarmi a pranzo, quindi vedremo. Cioè, non vorrei ricascare un'altra volta nel Bibimian, anche se lo amo e lo amo. Tra l'altro mi sono accorta di non aver preso quello che mangiano loro, che quello che mangiano i BTS, soprattutto tipo J-Hope, lo vedo sempre che mangia sta cosa, sarebbe questa versione qua con tipo il succo di mela all'interno, che vi faccio vedere. Li ho trovati su Amazon, sono questi qua, e per fortuna li ho trovati, li ho presi, ed era tipo l'ultimo pacco, perché adesso non sono neanche più disponibili. 5 confezioni il pacco, tipo quello che avevo preso l'altra volta, però di questo gusto qua diverso, i Bibimian Korean Spicy Taste. Comunque fatemi vedere qua nella lista della mia dieta che cosa c'è da prendere. In teoria oggi a pranzo avrei la bresaola con le verdure, tipo magari mi vado a prendere l'insalata, visto che non ho tempo di spadellare cose. Poi in teoria mi è finito lo yogurt, io non vivo senza lo yogurt, soprattutto il fage, come lo chiamate, quello 0%. Poi ho finito le fette biscottate e poi volevo prendere le cose per fare questi biscotti. Sapete che l'altra volta abbiamo fatto un mezzo fail, no? Quindi questa volta ho trovato questa ricetta, che sono dei biscotti che non vanno neanche troppo impastati, cioè non devi fare la pasta, ok? È molto più semplice come cosa, e sono tipo fatti al cucchiaio e sono vegani, tra l'altro. Olio vegetale, zucchero, che io ovviamente userò l'eritritolo, poi bevanda vegetale, però vabbè, tanto io posso metterci anche latte normale, farina, un cucchiaio di lievito e scaglie di cioccolato fondente. Ecco, devo prendere anche il cioccolato fondente perché non ce l'ho. La ricetta è di Olivieri Nutrizione. Eccoli qua. Ah, poi alla cannella. Mi ha detto cannella, per me mi ha già conquistata. Vedete, sembrano facili perché li fate così. Poi mischiate tutto. Ok. E poi li metti sullo stampo. Fatto. Cioè, sembrano buonissimi. Guardate.
poi sono pronti. Dai, cioè, da fare, eh. Svuota la spesa. Allora, abbiamo cioccolato fondente. Poi ho ripreso il mio tè preferito, che è sempre, non a caso, cannella arancia. Poi insalata. Qui che cosa c'è? Mozzarella senza lattosio. Le mie fette biscottate preferite. Poi yogurt. Ho trovato questo e l'ho preso. Provare. Lievito, zucchero a velo. Il mio latte col tappo rosso. Funghi. Questi, poi che c'è un po' di pollo, hamburger e cose. Sta bresaola, raga, guardate quanto è bella sta bresaola. Non pensavo di potermi innamorare di una bresaola. 7 euro di bresaola. Me la gusterò ben benino. Poi petto di pollo, surimi, cipolla. Ok, ho appena finito di mangiare. Volevo fare un piccolo check con voi del make up. Alla fine, allora, sono uscita alle 12 e qualcosa, quindi mi sono iniziata a truccare alle 11. Adesso sono le 4:22, quindi sono passate 5 ore almeno. E questa è la situazione base. Io direi che ci sta. Cioè, qua, come vedete, è rimasto questo effetto lucidino, ovviamente, che si è lucidato ulteriormente. Secondo me, se ci passo una velina, si toglie un po' l'effetto. Il prodotto c'è ancora e effettivamente non mi ha segnato troppo. Io ho delle rughette, ho tante rughette sulla fronte. Non mi ha segnato troppo. È la prima volta che lo uso e, ripeto, non l'ho neanche fissato. Quindi io, che comunque ho una pelle mista, poi qua mi è uscito un brufolino. Comunque, a parte ciò, quindi questo è stato il check makeup molto veloce. Ho scritto alla mia tatuatrice per chiederle se prima di fine anno, insomma, anche perché siamo già a fine anno, quindi Ilaria, svegliati, se avesse posto per qualche tatuaggino piccolo. In realtà, quando ero lì a Los Angeles, volevo farmene uno, proprio per sigillare tutta l'esperienza. Ma sapete che io ne ho tanti tatuaggi, molti sono ricordi, molti sono legati a qualcosa, e quindi ci stava, secondo me, farlo. Quando poi siamo tornate con Alessia, ne abbiamo anche parlato, abbiamo detto sì, lo dovevamo troppo fare, però vatti a fidare, vatti a trovare lo studio giusto, non lo so, un po' di cose. Quindi, vabbè, tutto ciò, volevamo farcene uno insieme. Lei non ha tatuaggi in realtà, quindi ho detto, cioè, per me va bene qualsiasi cosa, capirai, grande, piccola, ormai non faccio più distinzione. Comunque, quindi ho scritto alla mia tatuatrice, gli ho detto: hai posto per appunto questi tatuaggini piccoli che vorrei fare? Lei mi ha detto: sì, dimmi pure che cosa vuoi fare. E lì mi è preso un attimo, perché io le dico sempre, di solito, prendiamo appuntamento, poi decido che cosa fare. Perché a me le idee mi vengono così, e quindi quando decido quello che voglio fare, vado e lo faccio. Il che ovviamente è un'arma un po' a doppio taglio, però. Fatto sta che quindi ora devo capire bene che cosa farmi. Nel senso, io avrei già qualche idea. Ripeto, cose piccole, non, nessun disegno, nessuna cosa grande. Però qualcosa che mi ricordasse tutta l'esperienza, il concerto, eccetera, eccetera. Anche perché quest'anno ho fatto solo tatuaggi per loro. Concludiamo anche in bellezza. Vi ho sempre detto che io ricollego a loro il simbolo della farfalla, in particolare questo qui che ho sulle AirPods, mi piace tantissimo, che è una farfalla proprio stilizzata, tant'è che ho anche salvato una foto l'altro giorno di questa farfallina che mi piaceva un sacco, viola, sono bellissime. L'unica cosa è che io volevo farla in questa parte qua, dove però io ho la scritta che sto togliendo col laser. Quando riuscirò a toglierla bene, poi quella cosa la farò lì. Farla su questa mano, non lo so, già ho questi due. A parte c'ho le mani secchissime, fammi mettere un po' di crema. Io saprei anche che cosa tatuarmi, però è una cosa folle che ho visto su TikTok e mi sono totalmente proprio innamorata. Solo che la vorrei fare di tutti e sette. Vi faccio vedere, perché c'è questa ragazza sempre su TikTok che fa ste robe bellissime. Guardate questo di Gin di Epiphany. Cioè, ditemi se non è bellissimo. Cioè, è meraviglioso. Cioè, io sono, vi giuro, innamorata. Andrei in Polonia solo per farmi tatuare da lei, praticamente. Oppure ha fatto JK Dimple. Cioè, queste sagome qua sono stupende. Cioè, guardate. Allora, è follia, perché è follia. Però, nel senso, follia è il mio secondo nome, quindi insomma, da lì a fare questo il passo è breve. Questo qua ad esempio mi toglie la vita, me lo farei tipo adesso se qualcuno me lo proponesse. Vi ricordate l'esibizione di Black Swan? Oppure questo qua di Fake Love, che è la posa finale. Cioè, vi prego, vi prego. E poi ha fatto questi, ultima cosa, che in realtà sono un po' di disegni, e vedete che ognuno ha la sua sagoma da hobby. Suga de Geta, poi abbiamo Taeyong, cioè guardate questo di
del servizio fotografico di Chongwoo. Sarebbe molto bello fare questo. Però ecco, se appunto ripenso a qualcosa da fare, io adesso non so cosa rispondere alla tatuatrice. Cioè, vorrei avere le idee molto più chiare. Cioè, non vorrei rifarmi un'altra frase perché già la frase di una canzone ce l'ho già tatuata per loro qua. L'idea sarebbe quella, però per quanto riguarda la questione del concerto non so che cosa tatuarmi. La data con qualcosa legato a Los Angeles, però non lo so. È tutto così complicato perché tipo se io vado e vi metto Permission to Dance, che è il nome del tour, di questo mini tour che hanno fatto. Tutto il pattern con cui loro hanno creato il vario merch, eccetera. Praticamente sono tutti sti simbolini. Vedete, tutti sti cosini, ste robine, ma non mi piacciono. Quindi devo lavorarmela bene. Sono in preparazione i biscotti. Vi faccio rivedere le dosi se vi interessano. Questo è l'impasto che mi è venuto. Io ci ho messo letteralmente molta più cannella. Adesso li metto qui, facendo la forma con i cucchiai, e poi devono andare a 180 gradi 30-35 minuti. Io ho già acceso il forno. Nel mentre ascolto la mia canzone fissa di oggi, che io mi fisso a giornate, che è Ghost di Justin Bieber. Io non sono mai stata una fan di Justin Bieber, ma questa, ragazzi, è bella, bella, bella. Ok, è stato più semplice di quello che pensavo, quindi ora cuociti. E invece, mentre risuona Decetà versione 87, mi faccio il mio tè, almeno su questo sono sicura di andare bene. Allora, risultato dei biscotti buonissimi. Appena li fate uscire dal forno, poi si seccano, si induriscono. Ho appena finito di imballare alcune cose che devo spedire di Vinted. Ogni tanto mi arriva qualche ordine, quindi mi metto a impacchettare tutto quanto. Tra l'altro vi lascio il link sotto nell'info box del mio profilo Vinted. Ma ogni volta che io mi devo stendere così sul letto arriva questo, io non ho capito. E quindi poi mi sbrigo anche ad impacchettarli perché sennò mi scordo. E detto ciò, ho acquistato una nuova cover del MacBook. Vi ricordate, vi avevo detto che la dovevo cambiare perché questa, vedete, è tutta rovinata. Stavolta l'ho presa nera. Contate che il mio MacBook è di questo colore qua. Poi l'altro giorno, quando sono stata a pranzo al coreano con le mie amiche, vi ricordate? Una di loro era con me anche a Los Angeles. Gli ho detto: ti prego, visto che lei c'ha la Fuji, quella che stampa le foto a Polaroid, gli ho detto: ti prego, stampami questa foto, che era uscita la stessa mattina. Quindi mi sono fatta stampare un JK con queste foto del Dispatch. Invece l'altra ragazza era a pranzo con noi, sapeva che JK e Suga fossero i miei due bias, diciamo. Ultimate Bias e Bias Raker. Quindi mi ha portato JK e Yoongi. E questi due sono sticker, quindi appena mi arriva la cosa nuova del MacBook li attacco lì, perché sennò vengono sprecati, non si sa mai. Poi ragazzi, ragazzi, rullo i tamburi, forse, forse ho scelto i tatuaggi, nel senso, ho capito in che direzione andare e vi posso assicurare che è già tanto, figuratevi, per mettere la data insieme alla farfalla. E già sono entusiasta, non vedo l'ora di andare a parlare con la tatuatrice e capire che cosa possiamo fare? Prima che mi strucco e quindi la mia faccia sarà in condizioni pessime rispetto a quella di adesso, ci teniamo a dire due paroline sul trailer di Animali Fantastici 3 e i segreti di Silente, una cosa del genere. Sapete che sono una grandissima fan di tutto il mondo di Harry Potter. Il fatto che il franchise in qualche modo prosegua con Animali Fantastici all'inizio mi aveva entusiasmata. Ho visto il primo film, ok, ci stava. Già il secondo, I Crimini di Grindelwald, era un po' sul né. Veramente la cosa più bella è stata Johnny Depp nei panni di Grindelwald. Adesso mi hanno tolto pure quello. E quando ho visto questo trailer, tra l'altro il film uscirà ad aprile del 2022, cioè, non ci ho capito niente, nel senso, mi hai detto tutto e non mi hai detto nulla in questo trailer, perché io non ho capito dove vogliono andare a parare. Come poi ho visto che tantissime altre persone non hanno capito. Si è parlato di tutto tranne di sti famosi segreti di Silente. Sono perplessa, ovviamente lo andrò a vedere perché non posso non vederlo, però non mi trasmette nessuna sensazione positiva. Non c'è stato nessun pezzo in cui ho detto: ah,
Wow, non vedo l'ora di andare a vedere questo film. È solo un primo trailer, da quello che ho capito. Ce ne dovrebbe essere un altro più avanti. Mi hanno tolto anche Johnny Depp per tutta la questione, la battaglia legale con l'ex moglie, tutti i vari casini che ci sono stati. Cambiato proprio attore. Secondo me nei panni di Grindelwald non aggiunge nulla al personaggio, anzi. L'unica cosa bella è stato rivedere molte più parti di Hogwarts. Però non possono sempre fare leva su quel lato sentimentale e nostalgico di chi ha seguito tutta la prima saga. Cioè non funziona così se vuoi costruirne una nuova. Quindi veramente mi ha lasciato molto perplessa, volevo farvelo sapere. Basta, detto ciò, mi vado a struccare. Stasera, visto che è presto e abbiamo già finito di mangiare, perché sono le 9:30 neanche, voglio far vedere a mia madre il concerto di Los Angeles. Allora, in realtà non so se lei le guarda e mi chiede di vederle perché sa che mi fa piacere, oppure semplicemente le piacciono e quindi se lo guarda, anche perché ci sono 3 ore di concerto. Ogni tanto ammetto che non capisce, neanche con l'inglese si può impegnare visto che non sa neanche quello. Però le piacciono molto le coreografie. Quando le ho fatto vedere Permission to Dance, quello che hanno fatto online, io continuavo a dirle: ma sono nudi, cioè lo vedi che sono nudi, è tutto aperto qui. E lei: ma nudi di che? Cioè, sono vestiti. No, ma non hai capito. Cioè, si vede tutto il petto qua sopra. Ma che, non lo vedi? Lei non capiva il punto. Non capisce che nel K-pop appena scopri una caviglia o un polso, cioè, è già tipo: oh mio Dio, apriti il cielo. Non è come i cantanti o le cose a cui è abituata lei, capito? Ok, ci siamo. Ho collegato il computer. I cagnolini ci sono. Poi ciao. Ma guardate, vabbè. Allora, abbiamo appena finito di vedere il concerto. Stavolta sono stata brava, non mi sono messa a piangere. Ci credete voi? Io non ci credo. Mia madre una certa si è addormentata, però l'ho svegliata e ho detto: no, l'ultima canzone la devi sentire perché c'è quello dei Coldplay, bla 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 bla. Quindi insomma tutto meraviglioso, tutto molto bello. Comunque domani ho la sveglia alle 6:30, mi sono messa, così riesco a montare il video, questo qui di oggi, metterlo online, perché domani poi devo stare fuori praticamente quasi tutta la giornata. Sì, non avrei il tempo di montarlo altrimenti. Poi Spider-Man, poi devo andare appunto a casa di Julie, quindi una bella giornatina. Detto ciò, per oggi vi saluto. Oggi è stato un vlog interessante, abbiamo fatto un sacco di cose, un sacco di cose. Quindi vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. A domani, ciao!